collettività Santa Crocese. Parleremo del marchio collettivo che interessa soprattutto l'agricoltura e le primizie di Montalbano, che sta spopolando e che lunedì verrà presentato ufficialmente. Si tratta di un marchio che la collettività Santa Crocese, in particolar modo i promotori sono stati il gruppo agricoltori di Santa Croce, hanno cercato di porlo in essere e ci sono riusciti a quanto pare, per dare vigore, forza alla nostra agricoltura che sta attraversando una crisi profondissima, in particolar modo per il fatto che qui a Santa Croce l'economia si basa principalmente sull'agricoltura. Qui, come potete ben vedere, nel nostro studio c'è un nutrito gruppo, una nutrita rappresentanza di coloro che sono stati promotori, fautori di questo marchio collettivo. Iniziamo innanzitutto col sindaco Franca Iurato, che è qui con noi, con l'assessore Francesco Corallo, assessore all'agricoltura e allo sviluppo economico. Poi abbiamo i rappresentanti del consiglio comunale, che sono i consiglieri Matteo Bellassai, Salvo Miceli, Guglielmo Fidone, e poi abbiamo Guglielmo Chipinti, che è non solo portavoce del gruppo agricoltori ma anche collaboratore esterno per quanto concerne l'agricoltura col comune di Santa Croce, giusto? Ora sono presidente dell'organismo di gestione e controllo del marchio. Perché finalmente è diventato. Ma sono e rimango un produttore agricolo, ne sono fiero e orgoglioso. Perché adesso sta diventando una realtà. E quindi il 28 di aprile, quindi lunedì alle 19, presso la Biblioteca Comunale di Santa Croce Camerina, assisteremo a questo lancio ufficiale del marchio Primizie di Montalbano. Allora, sindaco, parliamo di questo importante evento di lunedì. Lunedì troverà finalmente, sarà presentato questo marchio, trova un momento, il momento clou di un percorso che è iniziato già prima. Noi come gruppo politico abbiamo accolto questa necessità che ci è stata portata avanti da tutti gli agricoltori, non soltanto di quelli che sono con noi, perché riteniamo che questi nostri coltivatori eccezionali, eccellenti, che producono prodotti ortofrutticoli di qualità, sono penalizzati poi dalla concorrenza sleale e dall'eccessiva frammentazione. Il marchio si ripropone di superare queste problematiche e fare in modo che possa trovare il giusto riscontro che merita tutta questa situazione. Per quanto riguarda il giorno 28, noi abbiamo invitato le persone che possono in qualche modo aiutarci, le persone che potranno fare valicare i confini del nostro territorio e portare queste eccellenze sulle tavole degli italiani, perché i nostri prodotti sono sicuri dal punto di vista alimentare, sono di qualità eccezionale e in questo modo vogliamo abbattere l'isolamento e la marginalizzazione anche geografica della nostra zona. Il marchio Montalbano sta andando anche in Inghilterra, ha valicato i confini, e perché no non agganciarci a questa fiction che ha dato notorietà alla nostra zona. E poi proprio questo scrittore Andrea Camilleri e questo commissario in qualche modo sono dei buongustai, e molto spesso anche in questi episodi vengono citate delle ricette che, siccome sono proprio utilizzano prodotti della nostra terra, questo abbinamento ci sembrava opportuno. Gastronomico agricolo, e poi diciamo che l'agricoltura da sempre caratterizza la nostra terra, è un vanto e un'eccellenza, vediamo di portarla fuori e sollevare questa economia che sta soffrendo. Ma a quanto pare lei, sin dall'inizio della sua campagna elettorale e poi fin dalla sua elezione, ha sempre promosso questo discorso agricoltura. Come mai? Da dove le è partito proprio questo istinto, questo input a voler sostenere sin dall'inizio il gruppo agricoltori e la loro prospettiva, che comunque ancora non era diventata una realtà e che sin dall'inizio ha avuto dei problemi, anche perché c'era chi la osteggiava, chi creava un po' di scompiglio, forse perché non aveva compreso in realtà di che cosa si trattasse realmente? Allora, io penso che sono camarinense dalla testa ai piedi, e chi è camarinense, che sia coltivatore o meno, ha un legame forte con la propria terra. E io ho lavorato, come sapete, per tanti anni in banca e mi occupavo anche di credito agrario, e poi devo dire mio padre
a suo tempo aveva fatto una cooperativa agricola e che ha dato del sollievo, ha evitato che alcuni piccoli coltivatori andassero a finire nelle mani di usurai. E quindi quando noi ci siamo prestati a fare la campagna elettorale, come non raccogliere le istanze che venivano in maniera forte da parte dei nostri concittadini, e poi che già in qualche modo hanno cercato di avevano già cercato di organizzarsi per i fatti propri, mi riferisco a Guglielmo Occhipinti, al gruppo acquisti, proprio per superare il limite degli eccessivi costi e della plastica e di tutti gli altri prodotti, perché oggi sappiamo benissimo che andare ad attrezzare una serra non si va come si andava una volta in campagna. La nostra è un'agricoltura avanzata e quindi ha bisogno di specializzazione, di passione e di molto impegno anche finanziario, e quindi già loro hanno cercato di aggregarsi per abbattere questi costi, uno dei tanti modi per contenere le spese eccessive, ma non basta soltanto questo. Noi sappiamo che molto spesso questi nostri prodotti vengono poi commercializzati da grandi compagnie, da grande distribuzione, però ai nostri produttori cosa rimane in tasca? Pochissimo. Allora questo credere che ci può essere una via d'uscita è quello che ci ha portato ad andare insieme fino a questo punto. Noi ci scommettiamo su questo marchio, ci crediamo, ci dobbiamo credere, perché se i sogni o le possibilità di superare i problemi non sono fortemente evoluti e portati avanti, credo che restano solo, si fermano, come dire, non riescono ad andare, non riescono a volare e a raggiungere gli obiettivi. Ci si deve provare sempre. Non solo ci si deve provare, bisogna crederci, bisogna però impegnarsi, perché soltanto credere senza operare non si fa niente. Noi stiamo lavorando in questo, ciascuno mette la propria parte, la propria competenza, la propria passione, avvalendoci anche delle adeguate figure professionali, perché per garantire per esempio la salubrità si farà ricorso alle aziende pubbliche, all'ASP, ci avverremo delle figure importanti, che professionali e competenti nel settore, per i diversi aspetti che entrano in gioco quando si parla di marchio, perché parlare di marchio non è qualcosa di fantasioso, ma i diversi aspetti che vanno dalla produzione alla commercializzazione. Ci sono dei meccanismi alle spalle, sì. Tutti concatenati, ovvio. Sicuramente. Certo. Noi pensiamo che possa essere un volano di sviluppo, perché può fare superare questi problemi dell'eccessiva frammentazione che c'è nella produzione, quello di riuscire a essere competitivi, di superare la marginalità geografica magari con delle altre iniziative che in parte sono state già prese, attuate alcune contromisure da parte dei nostri coltivatori, ma penso che ce ne potranno essere altre, e perché no, il marchio è quello che... Questo è solo l'inizio, diciamo. L'inizio, abbiamo avviato un percorso. E infatti... Giustamente l'assessore all'agricoltura non può non specificare quindi i contenuti, nel senso che questo marchio Primizie di Montalbano come è stato sposato dal comune poi in sé? Praticamente questo marchio, prima di ogni cosa dobbiamo dire una cosa, che finalmente ha completato il primo percorso e lunedì sera si avrà la presentazione di questo marchio, un marchio come completezza. Dopodiché, ritorno alla sua domanda, praticamente, il marchio è un aggiunto, un qualcosa in più che riuscirà, e speriamo che riesca, a far ripartire la nostra economia, perché la nostra economia gira attorno all'agricoltura. L'agricoltura è il volano di tutto, è tutto l'indotto, quindi quando noi parliamo di investimento, perché dobbiamo parlare di investimento nel campo agricolo, non si va a sposare perfettamente con lo sviluppo economico di tutto il nostro territorio. Il marchio dà un'identità ai nostri prodotti. I nostri prodotti finalmente non si chiamano
un pomodoro, ma il pomodoro, la zucchina, questo pomodoro. E noi che cosa diamo? Diamo praticamente, a questo nome associamo tutto un lavoro che c'è dietro, una garanzia, la storia, una garanzia di salubrità che poi è garantita dall'organismo di controllo. Quindi chi acquista sa cosa acquista. Sa cosa acquista e sa da dove viene, la provenienza, esattamente, perché il nostro è un marchio geografico collettivo, cioè sa da dove viene esattamente e che cosa c'è, come viene coltivato. E poi c'è la storia, perché praticamente dietro questo ortaggio noi troviamo il nostro sole, il nostro mare, la nostra storia, le nostre radici, i nostri contadini, il sudore dei nostri contadini. Quindi è collegata anche ad una promozione turistica, perché in qualsiasi circostanza chi vuole venire a vedere quello che si produce può venire direttamente nei luoghi di Montalbano, tra parentesi, e venire a vedere con i propri occhi quello che succede, le nostre serre, le nostre produzioni. Perfetto, gli dico ancora di più, perché noi porteremo la nostra estate, i nostri luoghi fuori. E per chi parlo la nostra estate? Chi viene qua, viene ad assaggiare, viene a villeggiare nelle nostre zone e va via, poi la vacanza non è finita, perché se va nelle sue zone va a trovare i nostri prodotti con il nostro marchio. Ecco il messaggio che noi vogliamo lanciare. Nasce la curiosità. Nasce, ecco, oltre alla curiosità, quando si mettono davanti quel marchio con il faro, il mare e tutto, continuano ad essere in vacanza e mangiano quelle cose come se fossero in vacanza. C'è un senso di genuinità, di naturalità, perché perfetto. Già sole, natura, mare, insomma già il luogo rispecchia quello che è il prodotto. Io l'ho chiamato la carta d'identità del nostro prodotto, perché non è un prodotto anonimo, è un prodotto che ora ha un nome e un cognome, e dietro questo nome e cognome c'è la provenienza, la salubrità, la storia, i nostri agricoltori, e c'è tutta la nostra storia. Perfetto. Prima di dare la parola a Guglielmo, perché poi con Guglielmo scenderemo nei dettagli più tecnici ed è quello che proprio le persone vogliono conoscere, una parola a Matteo. Matteo, tu parli. Allora, sindaco, se vuole dire qualcosa in chiusura, visto che lei poi deve lasciarci. Io vorrei soltanto dire grazie all'impegno di tutti che noi stiamo riuscendo a fare decollare questa iniziativa. Ringrazio innanzitutto i coltivatori, ringrazio anche gli impiegati del comune che ci hanno supportato, perché questo marchio viene fuori dall'amministrazione comunale. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato e stasera era doveroso dare questa presentazione, e quindi ne approfitto di questo veicolo che ci consente di dare questo messaggio. Invito tutti a venire il giorno 28 in biblioteca. Io mi scuso se devo andare via, però niente, anche noi ringraziamo te, come tutta l'amministrazione, per l'impegno e per il rispetto reciproco che ci abbiamo, perché veramente mi sento di dirlo, perché l'ho detto quando ho fatto il comizio, quindi 3 anni fa, hai sposato la nostra causa, e qua ne abbiamo l'evidenza di quello che noi stiamo facendo, perché finalmente non è che si parla tanto per parlare o prima della lezione dell'agricoltura, finalmente abbiamo una continuità che si parla, ma ora devono venire fatti. E quindi ti ringraziamo pure noi per tutto quello che stai facendo. Ringrazio tutti, ringrazio anche i miei concittadini che hanno creduto in questo nostro messaggio. Buona serata, arrivederci al giorno 28, che avremo dettagli più importanti da cogliere riguardo al marchio e alle prospettive che si aprono, perché non è soltanto i prodotti, ma tutto quello che possono essere i prodotti trasformati e tutto quello che può offrire la nostra zona. Grazie a Santa Croce Web e buonasera. Grazie. Allora, Matteo, come voce dei consiglieri, allora, perché tu e i tuoi colleghi avete abbracciato questa causa? Cioè, ci credete fino a che punto? Allora, intanto buonasera a tutti. Allora, noi consiglieri abbiamo l'obbligo
di credere in un qualcosa per la collettività, perché il consiglio è l'espressione dei nostri cittadini e in quanto tale un consigliere ha l'obbligo, lo ripeto perché è una cosa importante, ha l'obbligo di manifestare veramente e monitorare anche l'amministrazione che agisce nel senso che sta agendo in questo caso, perché il marchio è una cosa veramente importante. Avere oggi un qualcosa che promuove il nostro territorio e promuove i nostri giovani, che il lavoro in questo periodo scarseggia, quindi prospettive di lavoro e un pochettino risollevare l'economia della cittadinanza, ci dobbiamo provare, siamo in obbligo e dobbiamo veramente sposare e credere in questa causa. Quindi speriamo anche che i giovani, anziché andar via, abbiano la possibilità invece di trovare una nuova prospettiva nell'agricoltura, magari un'agricoltura più evoluta rispetto a quella del passato, ma che permetta anche di trovare nuovi posti di lavoro, come dicevi tu, perché purtroppo l'agricoltura li sta togliendo, i posti di lavoro non li sta. Guglielmo, adesso con te scendiamo proprio nel dato tecnico. Ovviamente la gente si aspetta di sapere i dettagli in merito al marchio, quindi tutti sappiamo, come abbiamo appreso stasera, che si tratta di un marchio geografico, un marchio collettivo, però noi dobbiamo cercare di capire, o meglio tutti vogliono capire, come si fa ad aderire a questo marchio, chi può aderire a questo marchio, quali sono i requisiti che un'azienda deve avere per aderire al marchio. Quindi intanto fermiamoci qui. Chi può aderire? Scendiamo nel dettaglio. Intanto ringrazio Santa Croce Web per darci sempre la possibilità di poterci esprimere e di poter dialogare con i nostri concittadini. Intanto spiego perché nasce il marchio. Il marchio nasce per un'esigenza di territorialità, perché da un ventennio le cose per l'agricoltura non vanno tanto bene e quindi man mano, ogni anno che passa, le cose vanno sempre in peggio. Quest'anno abbiamo colmato l'apice della negatività. Infatti. Qualcosa ce lo dobbiamo inventare, perché se una cosa non va, dobbiamo fare qualcosa per farla andare, perché si dice squadra che vince non si cambia, ma la squadra che perde si deve cambiare, si deve trovare qualche strategia e qualche cosa per poter andare avanti. Perché il marchio? Perché il marchio, come diceva il nostro assessore Corallo, è un'evidenziazione della territorialità ed ha un nome e cognome. Mi riallaccio alle parole che ha detto il nostro assessore, perché noi con questo nome e cognome ci dobbiamo presentare al consumatore finale, è là che io mi batto, come? Attraverso i gas che sono gruppi acquisti solidali. Ci stiamo lavorando sopra, perché dobbiamo togliere tutta questa catena che c'è, perché noi vendiamo pochissimo e loro vendono, e il consumatore, noi vendiamo poco e il consumatore compra sempre a tantissimi, con tantissimi soldi, e deve ricorrere a tantissima energia economica per cercare poi di comprare i nostri prodotti. O non compra affatto, perché perfetto. I prezzi sono elevatissimi e quindi il produttore non guadagna tanto, invece il consumatore soprattutto finale ultimamente non spende tantissimo. Soprattutto ultimamente, ma non la dico tanto per dirla, ultimamente usciamo da casa per portare qualche euro, un tempo fa ho detto qualche lira, perché nemmeno un euro, nemmeno arriviamo, ma li perdiamo i soldi, quindi non stiamo, perché stiamo producendo oggi sotto i costi di produzione e non sappiamo fino a quale punto possiamo resistere. Ecco perché nasce questo marchio. Il marchio nasce pure per dare un valore aggiunto al prodotto del produttore, quindi un valore aggiunto al produttore e una sicurezza al consumatore, perché il marchio è gestito dall'organismo di gestione e controllo e prevede un componente dell'ASP, un componente della FEDER, dell'Associazione dei Consumatori, un componente della Camera di Commercio, i gruppi più rappresentanti della CIA e della Coldiretti, quindi i vari due presidenti, quindi le varie due associazioni messe insieme per promuovere, perché veramente qua c'è l'esigenza di promuovere il territorio, ma il marchio è figlio del nostro territorio, è figlio nostro. Cari cittadini, è figlio vostro, siete voi agricoltori, siete voi per tutto lo sviluppo economico del territorio, quindi comprende tutti i vari settori commerciali, perché l'agricoltura, Santa Croce, è il 99%, quindi è il settore trainante di tutto l'indotto. Quindi è figlio, ce lo dobbiamo sentire come figlio nostro, perché l'abbiamo partorito noi qua a Santa Croce. Finalmente ci diamo nome e cognome, ci dobbiamo presentare con questo nome e cognome al consumatore finale. Questo è quello che dobbiamo fare, dando delle garanzie, giustamente. Poi tu mi dicevi... Io voglio sapere, se io ho un'azienda e voglio aderire a questo marchio, intanto, cosa devo fare e che requisiti aziendali devo avere per aderire? Non credo che intanto si deve fare una domandina, una domanda
al comune tramite lo sportello dell'ufficio sviluppo economico, si fa la domandina e poi, quindi già da qua è molto semplice fare una domandina, fare. Comunque il mio telefono ce l'avete tutti, quindi mi potete contattare, mi sono messo a disposizione in discussione, ci siamo messi a disposizione in discussione, quindi siamo sempre disponibili a poter parlare, a poter dire la qualunque cosa per poter facilitare tutta questa situazione. Quindi, per fare la domandina, sì, come deve andare? Che azienda devo avere? Cioè, devo avere un'azienda agricola. Ovvio. Giusto, no, perché fosse quindi un'azienda agricola. L'azienda agricola si deve attenere ai parametri regionali, ai regolamenti dei parametri regionali, essere iscritto alla DIA, avere il quaderno di campagna. Ora mi può sfuggire qualche cosa, però se vi collegate sul sito del comune uscirà proprio il marchio, che ce l'abbiamo qua, c'è la Sole Corallo. Quindi registrazione della DIA, quaderno di campagna aggiornato. Avere gli analisi multiresiduali dei nostri prodotti. Esiste una metratura minima o massima dell'azienda? No, può aderire all'azienda che ha 1000 metri quadrati e può aderire quella che ne ha 200, 300 e via discorrendo. Infatti già abbiamo prefissato eventualmente dei prezzi, chiamiamoli così, ma delle quote associative per poter entrare nel marchio. E allora poi approfondiamo, sì, questa cosa. E un altro dettaglio: localizzazione dell'azienda deve essere nel territorio Santa Crocese o ci sono delle eccezioni? Possono aderire quelle che sono nel territorio di Santa Croce e nelle zone limitrofe del paese. Comunque l'altro giorno che abbiamo avuto un incontro con l'organismo di gestione e controllo, si era pure parlato eventualmente di mettere una mappa catastale pure qua, ma sarò breve e pragmatico nel rispondere a questa fase qua. Ci sono delle aziende che sono nel territorio di Santa Croce che sono gestiti da persone che sono pure di fuori. Queste aziende possono aderire perché hanno l'azienda nel territorio di Santa Croce, però ci siamo e ci sono persone che sono di Santa Croce Camerina e hanno le aziende residenti nel territorio di Ragusa. Queste persone possono aderire pure. Infatti nel regolamento ci è messo che possono aderire le aziende che sono comprese nel territorio, ma pure nelle zone limitrofe a Santa Croce. Ma devono essere necessariamente santacrocesi chi gestisce l'azienda? No. Oppure possono essere ragusani, tipo Finocchiara, Randello, per esempio qua c'è Salvatore che ha ma anche io ho l'azienda nella zona di Ragusa, nella zona di Randello, e lui può aderire perché poi pure è residente qua a Santa Croce Camerina. Quindi ci sarà una localizzazione ben precisa, quindi un tracciato, l'evidenziazione della territorialità è questa al momento. Infatti stiamo pensando eventualmente di mettere una mappa catastale, così delineeremo, ma sostanzialmente si parla di questo. Perfetto, tu parlavi, e da quello che ho potuto intuire, ed è ovvio, ci sono delle quote associative, perché questa è una cooperativa, giusto? No. Il marchio è del comune. Non dico gli agricoltori e le aziende. Chiamiamo una sorta di associazione, chiamiamola così. Ecco. La cooperativa è diversa. Una sorta di associazione. Ecco. E allora, per avere tutti un punto di riferimento. Praticamente, scusatemi se io... No, ci mancherebbe, chiariamo il concetto. Allora, ci sono delle quote di partecipazione, cioè delle quote per poter entrare ad avere il marchio. Queste quote sono in base, in relazione alle dimensioni dell'azienda. Infatti abbiamo fatto tre fasce, la prima fascia fino a 10.000 metri quadrati e si paga 100 euro. Ma sono annuali, scusate, oppure una tantum? Soltanto per l'entrata, basta. Perfetto. E per l'entrata. E quindi queste tre fasce ci sono e vengono individuate man mano che, siccome per poter fare, quando si fa la domanda e già ci sono tutti i prospetti presso l'ufficio sviluppo economico, c'è anche la localizzazione dell'azienda e la grandezza dell'azienda, e questa è una questione di garanzia, perché, certo, perché praticamente, scusami Guglielmo se io ti sto togliendo... Tranquillo, sei il nostro assessore. Allora, perché questo è molto importante? Perché il grande rischio quale sarebbe? Quello che qualcuno facesse il furbo andando a prendere il prodotto fuori e farlo poi marchiare. Siccome quando in questa dichiarazione sappiamo quanti metri quadrati di serra c'è, e si individua la produzione, quantitativo può di produzione. Poi un'altra cosa molto importante che
una volta individuato tutto questo, l'individuo viene registrato in un registro, viene registrato con un numero. Quindi la sua merce è rintracciabile in qualsiasi momento. C'è col questa numero. Filiera C'è questa, che stabilisce perfetto. Il produttore direttamente. Benissimo. Quindi è super individuato. Quindi numero questo 10, non può sfuggire. Numero 10, perfetto. Azienda Corallo. Certo. Numero 11, azienda Miciele. Sì, sì, sì. Quindi sì, sì. Non si può uscire. Ci sarà la tracciabilità e la rintracciabilità. Assolutamente. Di questo. Poi è la cosa molto, molto importante, che Guglielmo già ne ha accennato, sono i disciplinari. Praticamente per ogni prodotto c'è un disciplinare, e come diceva Guglielmo, praticamente sono dei disciplinari regionali, con determinate caratteristiche, con determinate leggi, con determinate opzioni. Cioè, quindi i requisiti sono a livello regionale, non l'avete imposto come marchio, il marchio si è rifatto a questi requisiti regionali. Esattamente, infatti se lei va a vedere tutti i disciplinari, per ogni prodotto c'è tutto dentro i disciplinari. Scusami Guglielmo, se tutto... No, con lui abbiamo modo di continuare. Quindi, diciamo, il prodotto quindi viene trattato in un certo modo facendo riferimento a questi disciplinari. Certo. Nel momento in cui quindi si aderisce, l'azienda viene accettata subito o comunque c'è... Verrà fatta una valutazione, ecco. Prima cartacea, sotto tutti i componenti dell'organismo di gestione e di controllo, perché come ripeto serviranno tutte le eventuali materiale cartaceo per poter aderire, e poi la verifica va bene, gli si dà l'ok. Se la verifica possono nascere delle anomalie, tranquillo, possono nascere delle anomalie, tutto risolveremo nel più brevissimo tempo possibile, perché non è che l'azienda viene bocciato oppure no, non vuoi entrare e basta, verranno dettagliate le motivazioni, perché l'azienda in quel momento non è potuta entrare e quindi si dovrà rivedere questo e quest'altro. Ma magari un requisito, magari aiutate a cercare. Siamo nell'era del terzo millennio, se ci dobbiamo presentare al consumatore, dobbiamo produrre in maniera rinnovata, e quindi così per forza dobbiamo fare, ma perché il nostro vero alleato deve essere il consumatore. Quando un bambino viene e assaggia le primizie di Montalbano, ma come la dico un siciliano, sa ricreare, bello, lo deve gustare quel prodotto, perché è pieno di salubrità, è pieno di grado bix, soprattutto se mangia un bel pomodoro. Quindi, ritornando all'azienda, l'azienda viene considerata quindi valida e può far parte di questo marchio. Che cosa succede allora quando sistemiamo la roba nelle cassette? La merce. Cosa succede? Tanto le cassette al momento si debbono attenere ai regolamenti e ai parametri dell'HACCP al momento. Mm-hmm. Poi stiamo pure pensando di fare una delle cassette un po' particolari per poter mettere... Sì, ma come abbiamo detto, il marchio lo stiamo partorendo, sì. L'abbiamo partorito, ma giustamente dobbiamo dare il tempo che vediamo le adesioni che ci saranno, e poi insieme con l'organismo di gestione e controllo stabiliremo le modalità eventualmente per fare una confezione adatta ad hoc per il marchio. E una cosa, toglimi un dubbio, giustamente ancora è tutto all'inizio, è normale, è tutto in fase di rodaggio, e questi prodotti dove possono essere commercializzati? Presso il nostro mercato ortofrutticolo oppure spediti con sistemi diversi? Al momento ovunque ci sia la giusta remunerazione e la giusta retribuzione per il produttore, perché la valorizzazione dei prodotti del marchio ci deve essere, perché non è una merce qualunque, viene garantita da un organismo di gestione, quindi al momento dove essere, cioè, si può portare sia a Santa Croce, sia a Vettoria, sia in tutte le parti del mondo, perché stiamo facendo delle promozioni, a parte qua ora nella provincia, ma non ci fermeremo qua, andremo all'Expo di Milano e andremo oltre, è inutile che ancora mi sto qua, non stiamo fermi, non possiamo rimanere, con tutto il rispetto che abbiamo avuto, ma nei nostri mercati comunali o regionali o provinciali e via discorrendo. Ci dobbiamo promuovere sia in Italia ma soprattutto all'estero. Ma avete pensato che magari all'inizio il produttore può avere delle difficoltà, perché per esempio, e tu lo sai benissimo, se tu te ne vai in un determinato mercato, allora la zucchina la vogliono in una certa cassettina, il peperone chi lo vuole sistemato, chi lo vuole messo alla rinfusa, poi se lo si... cioè
se si segue uno standard qualitativo come questo, si deve presentare in un modo standard, quindi il commerciante lo deve accettare per come viene. Ed è quello che noi abbiamo in mente di fare. Perché quindi si vede, questo deve essere. Per questo cui, qua abbiamo, lo dobbiamo fare. Al momento. No, no, per dire per, questo è in prospettiva. Sì. Come prospettiva, sì, perché è questo. Ci dobbiamo veramente contraddistinguere. Perfetto, bravissimo. Perché altrimenti diventerebbe tutto standardizzato, non avrebbe senso, non servirebbe a nulla. Quindi anche il commerciante deve entrare nell'ottica che quello è un prodotto speciale, diverso dagli altri. E allora io perché parlo che il nostro alleato, vero alleato, deve essere il consumatore. È proprio per questo. Perché ci deve essere la richiesta, ma la come tale, anche ma il perché commerciante deve essere perfetto, incentivato all'acquisto. Esattamente. Qualcosa che non ti ho chiesto e che vuoi aggiungere in merito a tutto questo, sulle aziende? Allora, io voglio fare un messaggio a tutti i miei colleghi. Finalmente ci siamo riusciti, noi qua tutti insieme, ci abbiamo messo la faccia, anima e corpo. Abbiamo dedicato tempo, ma con tutta la voglia, come ho detto poco fa, siamo messi a disposizione e in discussione. Siamo arrivati che ci dobbiamo giocare noi la nostra partita, perché fino ad oggi ci hanno giocato gli altri questa partita. Oggi siamo veramente gli agricoltori, siamo chiamati a scendere in campo. Ci riusciamo, lo dobbiamo fare, lo vogliamo fare, ma lo dobbiamo fare, perché dobbiamo darci noi stessi una risposta. Non avete paura di aderire, è un vantaggio, è un valore aggiunto per noi, è una protezione per noi, perché dobbiamo cambiare questo tipo di commercializzazione. Dobbiamo promuoverci alle piattaforme, al consumatore, ma con il nostro valore aggiunto, con nome e cognome. Quindi non abbiate paura, venite in massa ed insieme, perché l'unione fa la forza, perché a Santa Croce, nel nostro territorio, ci sono ben 500 aziende, e la stimo così, faccio un calcolo, potremmo arrivare sul 1,5 milioni di metri quadrati e forse anche più. E se facciamo una stima, aggiriamo intorno ai 12 milioni di euro di fatturato lordo. Quindi possiamo smuovere tantissime situazioni, che è una cifra abbastanza, e diamo tantissimo lavoro, perché oggi nelle nostre aziende ci lavorano minimo 5-6 mila dipendenti, quindi diamo tantissimo lavoro. Se continuiamo così, questi dipendenti non ci saranno più, ma non ci saranno nemmeno le aziende. Quindi dobbiamo trovare una strategia. Se c'è una zattera e un oceano distinto, ci aggrappiamo a quella zattera, perché è una fonte di salvezza. Aggrappiamoci, andiamo avanti, tutti insieme saremo una forza, e tutti insieme vedete che ce la faremo. Quindi speriamo che questa sfida si vinca, ma non solo per i produttori, ma per il bene di Santa Croce, perché comunque la per il bene della territorialità aiuta. Ma perché poi non è solo rivolto l'invito agli agricoltori, ma è rivolto a tutto l'indotto, ai nostri fornitori, a tutti gli enti commerciali. Io oggi ho chiamato il mio barbiere, non dico nome e cognome per non fare pubblicità, gli ho detto devi venire, ci tengo a venire, quindi ho detto tutto. Allora, prima di concludere, un'ultima cosa all'assessore. Sì. Allora, lunedì ci sarà questa presentazione ufficiale, è alle 19 in biblioteca. Questa presentazione, qual è lo scopo principale, oltre a quello normalmente di presentare il marchio? Lo scopo principale, una cosa sul marchio prima volevo dire, sì, che sì. Il marchio è stato registrato sia a livello nazionale che a livello comunitario. Benissimo. Quindi questa è una cosa molto, molto importante, perché noi possiamo uscire in tutta Europa, possiamo uscire con il nostro marchio, quindi sarà conosciuto in tutta Europa. D'altronde l'Italia fa parte della comunità europea, quindi non si poteva fare diversamente. È una cosa. Lunedì sera abbiamo degli obiettivi ben precisi. Prima è quello di sensibilizzare gli animi degli agricoltori, di tutti gli agricoltori, e far capire, come diceva giustamente Guglielmo, che è una chance molto importante. Molto importante non solo per il singolo agricoltore, ma per tutta la comunità, per i nostri figli, perché dobbiamo dare qualcosa, una speranza, e il marchio è una speranza, perché può essere un punto di riferimento, e attorno al marchio si potranno creare tante cose. Lei pensi una cosa, che c'è in cantiere anche un'altra bella idea, va bene, che chi userà i prodotti marchio di Primizia di Montalbano, va bene, potrà esporre il marchio fuori, quindi il ristorante, tutta la ristorazione, eccetera. Quindi c'è tutta una catena che collega tutto. Sì, sì. Quindi è molto importante. Domani sera, lunedì sera, speriamo di essere in tanti. Va bene, ci saranno tutti i politici, eccetera, ai quali chiederemo
di aiutarci a sponsorizzare fuori il marchio, va bene? Ma chi ci deve essere? A chi è rivolto questo messaggio? Sono gli agricoltori, perché come diceva Guglielmo ed è giusto, oggi gli agricoltori finalmente sono entrati in politica e sono artefici del proprio destino, e questo è stato l'obiettivo principale, e perché noi come coalizione ci siamo aggregati attorno a dei progetti molto grandi. Uno di questi progetti è il marchio, ma ci sono tanti altri progetti che stiamo portando avanti sempre per il nostro sviluppo. E sono tutti collegati, ovviamente. Se questo va in porto alla grande, ovviamente tutto il resto verrà trascinato. Lei pensi una cosa, che una volta in consiglio comunale, non perché mi voglia togliere lo tessolino, perché assolutamente sono stato accusato, e se va male? E io ho risposto con una frase che può sembrare offensiva, però non lo era. E infatti poi abbiamo chiarito che non è stato, che non era offensivo, quando gli ho detto è ridicolo in questo momento parlare di un qualcosa che sta nascendo e dire e se poi nasce male? Se non si prova non si sa. E ho detto veramente, in questo momento è ridicolo fare tutto questo. Quindi bisogna crederci. Beh, bisogna crederci. Noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio, va bene? E lunedì per noi è la fine del primo percorso. Certo. Perché dietro questa fine del primo percorso ci sono tanti sacrifici, ci sono tanti studi, ci sono quattro step. Certo, quindi piano piano. Un'ultima cosa, proprio ultimissima flash. Fino ad ora quante aziende hanno aderito a questa cosa? Le aziende che hanno manifestato interesse, all'inizio sono state più di 200 aziende che avevano manifestato interesse per l'adesione al marchio. Oggi ancora non aderono nessuna azienda. Gli sportelli non sono abilitati per dopo la presentazione del marchio, però, diciamo in modo virtuale. Ma io spero che abbiamo 500 aziende, nelle manaterie 600, cioè, perché altrimenti non abbiamo fatto nulla veramente. Una volta tanto lo ridico di nuovo, siamo chiamati a svolgere la nostra partita, svolgiamola, venite con noi che la vinciamo questa partita se siamo tutti uniti, perché come diceva Francesco siamo arrivati al terzo step, quarto step. Se manchiamo noi gli agricoltori, mancheranno gli artefici di questa situazione. Possiamo fare altri 20 marchi, ma se, l'attore principale, il protagonista principale è e deve essere l'agricoltore. Questo è fondamentale. Ma non solo nel marchio, ma anche nelle tavole istituzionali ci si deve incominciare a porre, a proporre questa idea che gli agricoltori, quelli che lavoriamo nella terra, non quelli che sono virtuali. I veri agricoltori. Nei tavoli istituzionali, magari si esprimono male, magari che sono così, come mi esprimo io, rozzo, eventualmente, però che abbiamo le idee chiare, che viviamo direttamente, non le viviamo di riflesso queste cose, ma le viviamo direttamente, questa è la cosa importante, non vivere di riflesso. E allora, per concludere, scusi, volevo, prego. Mi è doveroso ringraziare il professore Aquila, che ha creato un'opera d'arte, questo marchio è un'opera d'arte, il logo del marchio, e ce lo ha regalato, e veramente era doveroso ricordarlo e dargli un grazie affettuoso da tutti. Lui, essendo Santa Crocese, non poteva venire meno a quello che secondo lui penso che avrà fatto con tutto il cuore, tutto, perché sì, senza tutto, conoscendo la persona non abbiamo dubbi che lui l'abbia fatto veramente con un senso di voler diffondere, portarvi anche fortuna in qualche modo, perché è molto bello, è particolare e riflette in questo piccolissimo spazio tutto quello che il nostro territorio dice. Ma soprattutto ha saputo, con la nostra idea, che quello che noi gli abbiamo detto, ha saputo metterle veramente un'opera d'arte. Ha colto l'essenza. È quello che volevo, ha coniugato tutto. Volevo dire un'ultima cosa, che il marchio non conosce né sesso, né razza e né colori politici. Al di fuori dalla politica, il marchio conosce le esigenze dell'economia territoriale, a prescindere da tutta la politica. Quindi che potrebbe essere. Le persone essere. Che stanno dietro, le persone, perfetto, ai sacrifici, perfetto. All'impegno. Questo è, scendiamo dai nostri piedistallo, tutti, e cerchiamo di coinvolgerci e di metterci insieme. Allora, concludiamo questo programma. Io ringrazio tutti, ringrazio l'assessore Corallo, ringrazio i consiglieri comunali Matteo Bellassai, Salvo Migeli, Guglielmo Fidone.
E Guglielmo Chipinti come portavoce Grazie. Del gruppo agricoltore. Come agricoltore, come agricoltore, come contadino con la zappa. E mi hai Questo sono perché stavo dicendo soprattutto produttore, di cui è fiero e quindi per maggior ragione sente fortemente questo senso di volercela fare. E noi invitiamo tutti ovviamente lunedì 28 aprile alle 19 presso la biblioteca comunale ad assistere a questo lancio promozionale del marchio Primizie di Montalbano, sperando di avere sempre maggiori successi. Io grazie volevo a tutti. Ringraziarvi come sempre con GPEP per l'opportunità che ci avete dato. Grazie a voi, grazie a tutti, alla prossima.